si è svolto al Cinema Reposi di Torino su iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione con TGR Rai Piemonte e Agis Scuola il secondo incontro sul tema Il cammino delle donne dalla liberazione a oggi, a 70 anni dal voto delle donne. Sul palco hanno dialogato la partigiana Daniela Dell'Occhio, Nadia Pastrone, fisica del CERN di Ginevra, e la giornalista Rai Silvia Rosa Brusin. Protagonisti moltissimi ragazzi delle classi terza, quarta e quinta di alcune scuole superiori del Piemonte che hanno rivolto domande e soddisfatto curiosità parlando di resistenza e di liberazione. L'incontro è stato intervallato da letture, filmati e momenti musicali. Dire staffetta non vuol dire niente, staffetta è quella che porta gli ordini. Allora, facevi di tutto di più, portavi gli ordini, facevi la raccolta dei soldi, facevi quello che era utile fare. Io non andavo in formazione, nonostante il fatto che mi sarebbe anche piaciuto, ma il mio comandante, che era il capitano il Ciro, e mi diceva: Daniela, cosa viene a fare in montagna? Sei cieca come una talpa, sì. Cani li perdi. E tutto il lavoro che fai tu, che io facevo un lavoro molto serio, che non era per niente visibile, perché io, studiando a Varallo, io facevo la partigiana, staffetta per modo di dire, da Torino mi è arrivato questo foglio da portare su a Moscatelli, io ero felicita insomma. E quello me lo ricordo bene, per come sono arrivata, lui mi ha detto come era venuto su, a piedi, ho fatto, perché c'erano i fascisti, avevano fatto saltare un ponte, insomma, ho fatto una strada, ho fatto tranquillamente 20 km, 25 km a piedi, ma allora non ti accorgevi neanche. E allora gli ho dato questo biglietto, e quello che mi ricordo proprio è stato il fatto che naturalmente io non avevo letto, allora già ero abbastanza emozionata, mi apre questo foglio, mi guarda e fa: ah, senti, se ti hanno dato questo di te ci si può fidare.